Buonasera Enrico. Sì, buonasera Paolo, dall'ex Aurum in diretta con il primo cittadino di Pescara, il sindaco Carlo Masci, che ringrazio per questa piccola festa di Natale, l'opportunità per mandare un sincero augurio e anche per stare vicino alla società. Sì, perché la società è patrimonio di tutta la città, di tutti i tifosi, di tutti i pescaresi e non soltanto, di tutti gli abruzzesi. Bisogna stare vicini alla squadra non soltanto nei momenti belli, anzi in quei momenti tutti quanti stanno comunque vicino alla squadra, anche quelli che non si interessano di calcio. Bisogna stare vicini alla squadra nei momenti difficili, come questo, e quindi io sono venuto qui per augurare buon Natale a tutti, ma anche per dire... Dobbiamo continuare a credere in una squadra che ci ha dato grande soddisfazione in altri momenti e tornerà a darci queste soddisfazioni. Colgo l'occasione per fare gli auguri alla redazione, ai giornalisti, agli operatori di Rete 8 e un abbraccio forte a tutti i miei concittadini, augurando loro buon Natale, un Natale sereno con le famiglie, in pace, tutti insieme, perché il Natale è la festa dei bambini e la festa della solidarietà. Grazie al sindaco Carlo Masci. Paolo, parlavi del progetto Abruzzo Senza Confini, di questo ed altro abbiamo parlato poco fa con il presidente Daniele Sebastiani. Vi mostriamo allora, grazie alla collaborazione tecnica di Alberto Capo, le interviste che abbiamo realizzato poco fa, a cominciare dal direttore sportivo Luca Matteassi e poi per finire il presidente Sebastiani, che fa un po' il punto della situazione anche sull'eventuale cessione della società. Io vi saluto naturalmente anche da parte mia l'augurio di un felice Natale qui dall'ex Aurum, dove si sta svolgendo la festa del Pescara. A te Paolo. Direttore Matteassi, il momento per scambiarsi gli auguri e magari anche per fare un piccolo bilancio in attesa di questa importante partita di Imola. Sì, certo, questa è una bellissima serata organizzata dalla proprietà per farci gli auguri di Natale. E il bilancio lo sappiamo tutti, e purtroppo all'inizio mi viene da dire che abbiamo creato delle aspettative molto importanti, abbiamo sbagliato tutti, compreso il sottoscritto, nel senso che Pescara in Serie C, solamente il nome Pescara ti viene da dire devi vincere il campionato, però lo sappiamo, insomma, quello che abbiamo fatto, abbiamo veramente fatto tanti sacrifici, è stato difficile fare il mercato perché abbiamo cambiato tantissimi giocatori, poi molti hanno reso, altri purtroppo non hanno dimostrato le loro qualità, ci siamo ritrovati in un periodo, in un momento negativo. Adesso abbiamo ripreso la strada giusta, dobbiamo cercare di continuare così per poi affrontare il giorno di ritorno in maniera importante e toglierci di grandi soddisfazioni nei playoff. Imolese, è una partita molto molto difficile, nonostante l'Imolese venga da un trend tutt'altro che facile. Ma no, ma l'Imolese, a parte l'Imolese è formata da... solo, visto che Natale si può sperpezzare, cosa dice Auteri e Dino Zampacorta? Che sono lì, Alberto. No, mi vogliono far ridere, mi vogliono sconcentrare, ma io rimango sempre sul pezzo. No, non le considero. Vabbè, però il mister continua a sorridere. Mister, vieni qua. Non si può. Che domani c'è la conferenza del mister. No, io il mister possiamo tutto, no? L'Imolese sì, è una squadra importante con giocatori esperti che sono lì da diversi anni e giocatori giovani di prospettiva, quindi una squadra sulla carta. Punti potrebbe sembrare semplice, invece è una squadra organizzata, una squadra che sta bene, sarà una partita veramente difficile. Che auguri vuole fare il mister? L'auguri di Natale, poi gli faccio un bocca al lupo, il mister la sa, la stima che ho nei suoi confronti, penso che sia reciproca e gli auguri sono quelli di Natale, poi insieme cercheremo fino alla fine, insomma, di ottenere il massimo per la nostra proprietà. Prima dei classici auguri di Natale, Presidente, questa sera presentate il progetto Delfino Pescara per un Abruzzo senza confini, cosa significa? Ma significa che i miei hanno messo in piedi questo progetto, che è una specie di Erasmus del calcio, che è aperto ai confini oltre la nostra regione e oltre la nostra nazione, quindi verranno a Pescara ragazzi da tutte le parti del mondo, ai quali offriremo una serie di servizi e con la finalità di cercare di scovare i futuri campioni. Non è un bel momento nel rapporto tra lei e la piazza, ma se la sente di mandare gli auguri e di provare a stemperare questa situazione? Io gli auguri li mando a tutti, perché il rapporto con la piazza, poi bisogna capire quale piazza, perché
se il rapporto con la piazza si intende con Pescara, io con Pescara ho un bellissimo rapporto, se poi si intende con quella parte di tifosi che magari mi contestano, non ce l'ho il bel rapporto, ma gli auguri li faccio uguale, perché per me è importante che i tifosi, l'ho sempre detto, che sostengano la squadra, non Sebastiani. L'ultima, Presidente, c'è stata la voce che lei ha incontrato qualche imprenditore in questa settimana, è vero? A che punto è la trattativa? Io non ho incontrato nessuno se non un amico di vecchia data che è Marco Mattioli, al quale ho detto che ho disponibilità, ho dato la disponibilità a trattare con eventuali imprenditori, ma al momento non c'è assolutamente nulla. Imolese. Questa è l'unica cosa da guardare adesso. È la partita di domenica che ci vedrà di fronte a una squadra che non sta attraversando un bel periodo, però aveva fatto molto bene, e quindi mi auguro che si possa fare meglio noi. Buon Natale, Presidente. Grazie anche a voi.